Assessore, com'è andata la cultura a Padova nel mese di agosto e nell'estate? Beh, direi c'è stato un notevole flusso, lo dicono anche recenti statistiche su alcuni tra i più importanti come la Cappella degli Scolegni, i siti culturali della città, dall'estero, in particolare dalla Francia, molto significativi. Certamente c'è stata anche molta presenza di italiani, di residenti che sono rimasti a casa e che hanno valorizzato appieno la città con le visite che abbiamo organizzato dei padovani illustri nei secoli a Padova, e questo ha contribuito, come dire, a un'appropriazione, a un approfondimento della identità della città da parte di chi ci vive, però anche una modalità nuova di comunicazione della città verso l'esterno. Stiamo organizzando un educational il 4 e 6 settembre, ci saranno giornalisti dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria e dalle testate nazionali che in 4 giorni verranno guidati attraverso le bellezze, diciamo così, della città, quindi dalla scoperta innanzitutto del rinnovato orto botanico agli affreschi del 300 che sono candidati per i siti UNESCO e naturalmente poi all'inaugurazione delle mostre, del Vernissage, delle mostre di Colcos aperte presso la Fondazione Bano e della mostra sul Veronese aperta presso i musei civici. E sarà un inizio un po', come dire così, di grande significato, anche perché dal 19 al 21 avremo, come abbiamo già annunciato, ospiti siti UNESCO presso Palazzo della Ragione. Ci saranno circa un centinaio di buyers a livello mondiale, quasi tutti i siti che sono una cinquantina UNESCO italiani e molti siti europei e anche mondiali che esporranno un po' le loro bellezze, le loro eccellenze dal punto di vista della cultura.